Nei giorni scorsi ha tirato un vento allucinante, un vero e proprio uragano che purtroppo ha buttato giù diverse grosse betulle in questo bosco dove vengo spesso a fare delle passeggiate e a girare i miei video. Una, due, tre. Io vengo da una casa di campagna, una casa dove l'inverno si fa ancora massiccio uso di legna per cucinare e per riscaldarsi. Per questo mi piange il cuore a vedere questi alberi caduti e abbandonati a loro stessi, alberi da cui si potrebbero ricavare diversi quintali di ottima legna, ma che se lasciati così in questo stato marciranno rapidamente. Il legno di betulla ha una buona densità e un buon potere calorifico, a patto che venga portato via immediatamente e messo ad essiccare in un luogo idoneo, perché se lasciato così nel bosco viene immediatamente attaccato da insetti, muffe, funghi che lo degradano in tempi relativamente rapidi. Penso che conoscete tutti il Fomes fomentarius, il famoso fungo esca. Guardate quanti ce ne sono e guardate come hanno ridotto questa betulla. Guardate questo quanto è grosso su un alberello così piccolo che ovviamente è completamente andato. Vedete? Completamente marcio. E lui, bello vivo e vegeto, è in ottima salute. Guardate qui che roba, Fomes cresciuti sopra il Fomes che ha distrutto questa betulla. È pieno, ragazzi. Questo ragazzaccio qua invece è il poliporo della betulla, altro fungo lignicolo molto aggressivo. Una volta l'albero se l'è preso, è finito. Guardate come se ne sta bello impettito, anche se questo qui sta morendo perché ormai ha succhiato tutto quello che c'era da succhiare. Non mi va di lasciare questa legna in pasta ai funghi, è più forte di me, devo fare qualcosa. Non lontano da qui c'è un'area picnic con un gazebo e un punto fuoco. È molto frequentata, specialmente in autunno, specialmente da famiglie con bambini che si divertono a cucinare con il fuoco, a fare la scampagnata domenicale, insomma a godersi un po' la vita all'aria aperta. Sto pensando che potrei tagliare un po' di questa legna e metterla a stagionare sotto quel gazebo, in modo tale che qualcuno possa farne buon uso quando sarà pronta. È un'idea un po' folle perché ho a disposizione solo attrezzi manuali e oltre al taglio e allo spacco dovrò occuparmi anche del trasporto. Però d'altra parte, come vi ho già detto, è un peccato sprecare questa legna e un po' di sano lavoro fisico, oltretutto a fin di bene, non potrà che farmi bene. Mi alleno nell'utilizzo degli attrezzi, mi alleno a stare fuori al freddo. State con me, ragazzi, se vi fa piacere e non vedrete niente di speciale. Semplicemente un tizio qualunque che taglia un po' di legna. No, è caduta pure questa. Guardate le dimensioni di questo albero, un vero peccato. Pure non sembrava che se la passasse male. Deve essere stato semplicemente il vento forte a buttarlo giù. La cosa buona è che il gazebo, vedete, è poco lontano, quindi se non altro farò poca fatica a trasportare la legna. Guardate quanta legna. E che legna poi. Favolosa.
Mo' ti voglio tagliarla tutta. Adesso accendo il fuoco e mi faccio un pranzo volante, ma proprio in 30 secondi. Anche perché non ho tempo. Cioè, con tutta sta legna, che cacchio perdo tempo a magnà. Cioè, qua si fa buio, ancora sto carissimo amico. Un po' di pesce, due carote, due fettine di pane abbrustolito. Pranzetto veloce e mi rimetto al lavoro. C'è della legna che non si taglierà da sola. Quando c'è della legna da tagliare, la tentazione è sempre quella di partire a cannone, ma così ci si spompa subito e il giorno dopo sono dolori. Meglio tenere un ritmo più lento, ma sostenibile sul lungo periodo. Un'altra cosa che vi consiglio è di lasciar fare il lavoro all'attrezzo. Andateci leggeri. Lasciate che sia la sega ad effettuare il taglio, non c'è bisogno di spingere in maniera esagerata. La sega taglia da sola. L'importante è che la lama sia affilata. C'è un po' dei nodi. Allora ragazzi, questa è la catasta che ho fatto con i ciocchi più grandi dopo averli spaccati. Poi di là c'è tutta una serie di ciocchetti più piccoli che non spaccherò, li lascerò così come sono. Inizio a essere veramente stanco, anche perché ho perso un sacco di tempo e un sacco di fatica per ripulire tutta l'area, per sramare, insomma, la zona dove era caduto l'albero. Fatica, però ho un bel lavoro, mi sono divertito. Adesso comincio a trasportare il tutto sotto al gazebo, così metto la legna al riparo dalle intemperie. Poi, quando ho terminato, vi faccio vedere la catasta finale completa. Ecco qui la catasta al completo, ragazzi. Non è tantissima legna, ma è il massimo che sono riuscito a fare avendo a disposizione una mezza giornata di tempo. Adesso la smetto perché sono veramente stanco
e diventa anche pericoloso continuare ad utilizzare gli attrezzi da taglio a questo punto. Ciao gazebo! È stata una faticaccia ragazzi, ma ne è valsa la pena. Ho passato una bellissima giornata all'aria aperta e ho salvato un po' di quella preziosa legna di betulla che in primavera potrà essere utilizzata magari da una bella famiglia per accendere il fuoco e per passare dei bei momenti in natura. Grazie per avermi seguito anche stavolta. Mi raccomando, date un'occhiata alla descrizione, in particolare ai primi due link, e noi ci vediamo in un prossimo video.